L'esperimento di questo video è fondamentalmente la scoperta di un nuovo sistema di accordatura per una chitarra acustica tendenzialmente, che è il cosiddetto Nashville Tuning, ovvero sia accordatura Nashville, diciamo, che è una cosa in realtà abbastanza diffusa. Di fatto è un modo per far suonare una 6 corde come se fosse una 12 corde, da un certo punto di vista. E in realtà è una cosa piuttosto famosa, usata, almeno secondo fonti su internet, in diversi brani famosi, per esempio dei Pink Floyd, sia AU che Comfortably Numb da The Wall. Di fatto l'idea è di tenere le prime due corde come se fossero corde, diciamo, di un set standard per chitarra, e invece le corde dalla 3 alla 6 accordare un'ottava sopra. Ovviamente per fare questo bisogna avere delle corde adatte a poter essere accordate in questo senso. Di fatto l'idea è, salvo prendere un set di corde dedicato al Nashville Tuning, che ad esempio la D'Addario produce, il modo più semplice in realtà è prendere un set di corde per chitarra acustica 12 corde e utilizzare solamente le corde più alte del set, diciamo. Un set da 12 corde, di fatto le prime due sono doppie ma uguali, mentre dalla 3 alla 6 sono accordate a un'ottava, con un'ottava di differenza, quindi di fatto non si utilizzano le corde per l'accordatura normale, si utilizzano soltanto le altre. Io non appena ho scoperto questa cosa ho immediatamente fatto l'acquisto e ho preso un set perciò di corde light, diciamo, della D'Addario, e ho iniziato immediatamente a fare l'esperimento. Di fatto, rispetto ai valori trovati su internet, questi sono sostanzialmente analoghi, cambia soltanto il sol, quindi la terza corda, che qui è segnata come diametro 0.008 pollici. Su internet era consigliato 0.009, però insomma, questo è. Di fatto è andato tutto bene per le prime quattro corde, quindi ovviamente le prime due sono corde normali, le successive due sono perciò da 8 e da 12, 0.008 e 0.012. La quinta e la sesta in realtà si sono rivelate essere il problema vero, dato che la tensione richiesta è troppo elevata. Di fatto il problema è questo: una chitarra acustica normale ha delle corde che sono adatte a supportare la tensione normalmente distribuita. Nel momento in cui si utilizzano 4 corde su 6, che normalmente sono utilizzate in una chitarra a 12 corde, dove le meccaniche sono di tensioni sono piuttosto diverse, nel momento in cui si vanno a utilizzare qui, il rischio è che non reggano la tensione. E infatti, sia le corde, sia il La che il Mi, quindi sia la quinta che la sesta corda, non reggevano la tensione, tanto che di fatto il La che ho utilizzato, che è un La 0.018, non ha retto e si è rotto banalmente. E a quel punto il Mi sesta corda 0.027 non sono nemmeno stato lì a utilizzarlo, perché diciamo si stava avvicinando anche lui al punto di rottura. Lì per lì ho pensato: vabbè, esperimento fallito. In realtà ho usato un trucchetto che al momento sembra reggere, e di fatto è, ovviamente erano rimaste inutilizzate da questo set di corde sia il Sol che il Re, quindi la terza e la quarta corda della cordatura normale. Ora, il Sol e il Re della cordatura normale sono 0.023 e 0.030, che sono entrambe più alte rispetto alla quinta e alla sesta che avevo provato io, che sono 0.018 e 0.027. Di fatto hanno un 0.03 superiore. Ho pensato: proviamo, male non fa. Quindi di fatto in questo momento qui sono montate come quinta e sesta corda quelle che sarebbero la terza e la quarta della cordatura normale. Quindi di fatto sto usando Sol e Re, i Sol e Re normali per una chitarra acustica, per fargli suonare La e Mi. Di fatto sono entrambi accordati un tono sopra rispetto al normale, e in tutto sono accordati praticamente un'ottava sopra rispetto alla quinta e alla sesta corda per una chitarra acustica. Quindi di fatto ho realizzato un Nashville Tuning. E quindi così. Questo è il Nashville Tuning di fatto.
fatto si viene a realizzare un cosiddetto rientro and tuning, quindi le quattro corde, le corde non sono più in ordine di altezza, diciamo, dato che sia a questo punto sia la terza che la quarta, fatemi pensare un momento, la terza viene ad essere addirittura sopra la prima, la quarta e la quinta sono entrambe sopra, no, la, ok, la terza è sopra la prima e la quarta è sopra la seconda, ok, mentre la quinta e la sesta sono sotto entrambe. Resta comunque un esperimento interessante, tanto per fare qualche altro esempio di suono, diciamo, di cose più o meno a caso. Ho visto un po' la cosa funziona soprattutto ad accordi, è interessante, e ad arpeggi un po' meno. Ovviamente prendere un tema e rifarlo al di sopra di una chitarra di questo genere ha poco senso, dato che si alternerebbero suoni ad altezze diverse che normalmente non sarebbero previsti.